Inaugurata la nuova piscina comunale di Buonabitacolo, a tagliare il nastro alla presenza di tutte le autorità civili, religiose e militari del territorio, Francesca Petrosino, che assieme al marito Giuseppe Garone sono gli imprenditori di Buonabitacolo che hanno deciso di investire con un project financing sull'impianto, effettuando una serie di lavori di ripristino e di sistemazione e aggiudicandosi così anche la gestione della piscina semiolimpionica. Un impianto che sembra irriconoscibile rispetto alle immagini che solo qualche tempo fa lo immortalavano. L'area infatti si è trasformata da luogo di tragedia a occasione di riscatto e aggregazione per i giovani e l'intero paese, un passaggio che lo stesso primo cittadino Giancarlo Guercio ha voluto sottolineare nel suo intervento inaugurale. Quello che è stato un luogo di tristezza oggi diventa per noi un luogo di vita. Ed è il motivo per cui abbiamo voluto anche definire questo spazio un po' la nostra Fenice, come una Fenice questa piscina, che appunto prima consumata nelle sue ceneri e poi è rinata dalle sue ceneri. Un vero e proprio polo sportivo, quello che nelle intenzioni dell'amministrazione dovrà sorgere attorno alla piscina. Accanto già vi sono, gestiti da un'associazione del territorio, i campi di tennis e padel, molto richiesto in questo periodo. Nei prossimi mesi si aggiungeranno una palestra e un campo grande. Al taglio del nastro della piscina, le cui attività prenderanno il via ufficialmente domani, erano presenti diversi sindaci del territorio, la senatrice del Movimento 5 Stelle Felicia Gaudiano, che ha assicurato il suo impegno anche su rotatoria e svincolo dell'autostrada, e il consigliere regionale Tommaso Pellegrino. Oggi lo sport deve ritornare ad essere il protagonista. Noi ripartiamo dallo sport, Giancarlo. Lo sport, dopo un periodo di emergenza, dopo un periodo di chiusura, tanti sono i giovani che sono qui. Devo dire che Buonabitacolo in modo particolare ha una grande vitalità proprio per quanto riguarda le iniziative che riguardano i giovani, e questo è molto, molto bello. Con un forum dei giovani che funziona e fa un grande lavoro, saluto anche il Presidente, e io penso che veramente oggi, ripartendo dallo sport, si può aggregare e far diventare quel momento del sportivo un momento centrale. La benedizione è stata invece affidata al Vescovo della Diocesi di Teggiano Policastro, Monsignore De Luca, che ha espresso il valore più importante portato in dono dalla piscina a Buonabitacolo e all'intero comprensorio. È un traguardo che si colloca al servizio della nostra comunità. Viviamo in un territorio particolarmente provato, come provati sono tutti i territori delle aree interne. I servizi che talvolta vengono amputati, ridimensionati, e noi stasera invece vogliamo alimentare la speranza.